9 milanese. Nel fine settimana il sindaco Rosaria Longoni e il presidente di Brianza Acque Enrico Boerci sono scesi nel cantiere della vasca Volano di 9 milanese per constatare in maniera diretta lo stato di avanzamento delle opere di quello che sarà l'invaso più grande di tutta la Brianza. La conclusione della grande struttura fognaria dovrebbe avvenire entro i tempi preventivati, entro la fine del 2017, con la messa a regime nel corso del prossimo anno, dopo un normale periodo di avvio e rodaggio. Una struttura capace di risolvere in via definitiva le note inadeguatezze della rete locale, che sarà dotata di una ricettività potenziale fino a 44.000 metri cubi di acqua, paragonabile a quella di 18 piscine olimpioniche. Una volta finita la vasca di laminazione di Nova, Brianzacque progetta di coronare il mastodontico invaso fognario, posizionandoci sopra una serie di pannelli fotovoltaici, che saranno in grado di produrre energia elettrica pulita, senza spese e con una forte attenzione al rispetto dell'ambiente, in special modo in quel punto a ridosso di quella che fra qualche anno sarà l'area verde agricola che sorgerà dalla Cava Eges. Questa è la novità più fresca uscita dal primo sopralluogo ufficiale dell'amministrazione comunale nel cantiere della Vasca Volano di via Percinisello. Nel mese di ottobre, infatti, dopo la consegna del cantiere, sono iniziate le operazioni di sbancamento per 91.000 metri cubi di terra scavata, dato importantissimo e fondamentale per il traffico di via Percinisello e di conseguenza per la qualità della vita di questa zona di collegamento intercomunale, anche di accesso alla tangenziale. Sono già conclusi gli scavi per collegare la vasca al collettore fognario di riferimento. La scelta di utilizzare la tecnica dello spingitubo senza aprire la strada nasce dalla volontà di evitare disagi per il traffico locale. Con questa tecnica, attuata direttamente all'interno della cavità sotto la sede stradale, sarà possibile connettere la vasca al collettore posizionato a est della strada provinciale, evitando così scavi a cielo aperto, spingendo appunto le tubature e saldandole insieme. Niente interruzione del traffico quindi e niente disagio per l'utenza della strada. Nel caso in cui si fosse aperta la strada, i disagi per la viabilità tra Nova e Cinisello e l'innesto alla tangenziale nord sarebbero stati infatti enormi. Enrico Boerci, presidente di Brianza Acque, sopralluogo abbastanza originale stamattina qui al cantiere della vasca Nova Milanese. Sì, diamo immagine e forma a un progetto che era nelle intenzioni ormai da tanto tanto tempo. Serve per eliminare il problema degli allagamenti che, diciamo, attanagliano il comune di Nova, che sono condizionati dall'acqua che viene dai comuni a nord, e serve anche per preservare i comuni limitrofi a questo intervento. È la vasca Volano più grande della Brianza, sono 44.000 metri cubi, e serve appunto per risolvere un problema definitivamente, che è quello degli allagamenti. Possiamo fare una promessa sulle tempistiche, o comunque una prospettiva sulle tempistiche, per chi in questi anni ha sofferto allagamenti e gravissimi problemi, soprattutto nella parte, diciamo, ovest della città? Sì, noi stiamo monitorando sistematicamente il cronoprogramma che è stato presentato dall'impresa, che ovviamente noi controlliamo. L'idea è quella di finire nel 2017 e quindi rendere operativa questa vasca nel corso del 2018. Ci saranno anche altri sopralluoghi con l'amministrazione comunale, con il sindaco? Direi di sì, perché adesso vediamo questo buco a cielo aperto. Torneremo quando l'opera sarà quasi totalmente completata e quindi con la volta totalmente chiusa. Grazie mille.